Parla l'onorevole Pera, amministratore del consorzio portuale. Il porto di Savona, inutilizzabile al momento della liberazione, in seguito alle gravi distruzioni belliche, è diventato ora il secondo porto d'Italia. Il suo traffico supererà i 4 milioni di tonnellate, di cui 3 milioni sono rappresentati da carbone. L'introito doganale supererà i 6 miliardi di lire. È quindi il porto di Savona un magnifico strumento anche per le finanze dello Stato. Savona trasforma i poetici mari della riviera di Ponente in una grande via del mercato europeo. Per 18 chilometri il carbone compie questo traghetto di cielo verso l'Alta Italia e la Svizzera. Una teleferica che fa girare migliaia di macchine.